E continuiamo a parlare con Chisso in questo caso, perché tra una settimana verranno firmati gli accordi per i sottopassi di Sumaga. Noi abbiamo avvicinato proprio l'assessore alla mobilità regionale che ci parla di questa importante conquista, il servizio. Rispettiamo gli impegni che ci eravamo presi con i cittadini, con le amministrazioni e andiamo avanti. A Portogruaro è andata come le sapete, però la vita continua, la vita amministrativa continua. Adesso c'è il commissario, firmiamo con il commissario questo accordo per dar via alla realizzazione di queste promesse che i cittadini aspettano da anni. Come risponde alle insinuazioni che la Regione possa addirittura non firmare le convenzioni per le opere pubbliche a Portogruaro adesso che c'è il commissario? Guardate, l'amministrazione formalmente è rappresentata dal commissario. Noi non ci fermeremo, andiamo avanti rispetto a quello concordato, rispetto a quello promesso, rispetto a quello concordato. Alla fine è questione di rappresentanza e l'ente. L'ente non viene rappresentato dal sindaco, ma il commissario ha tutti i poteri, per cui noi andiamo continuamente avanti. Entro quanto tempo verranno realizzati i sottopassi a Somaga dalla firma della prossima settimana? Dalla fine della prossima settimana partiranno tutte le procedure. Io credo che nel primo semestre del 2010 possano partire anche i cantieri.